Ciao a tutti, sono Pluto63 di Athens Retro Center e in questo video farò una presentazione su una modifica per il Commodore 64 che riguarda il reparto video. Durante una recente visita all'isola di Corfù e a trovare il mio amico Bas Jalopsos di Beta Gamma Computing e insieme ad alcuni altri membri del Athens Retro Center, e mentre eravamo lì per altre cose retro, e ci ha dato da provare un prototipo, una modifica che viene eseguita su un Commodore C64 per trasformare l'uscita video da analogica a digitale. Si tratta di questo prodotto che verrà fatto dalla Video Game Perfection. È un C64 Component Video Mod, quindi abbiamo un prototipo che tecnicamente converte il segnale, migliora prima il segnale analogico e secondo lo converte anche in formato digitale, in modo da poterlo utilizzare con i nostri recenti televisori, visto la scarsità dei televisori CRT ultimamente e che quando muoiono e di flyback non se ne trovano con tanta facilità. Allora, ci sono varie soluzioni per poter fare un upscaler, per esempio il RetroTINK, per esempio alcune cose cinesi, ma questa che vedremo è una modifica specificatamente eseguita per il Commodore 64, tutti i modelli indifferentemente. Andiamo a vedere un po' in dettaglio di che cosa si tratta. Il prodotto che qui vediamo montato in parte è composto da due parti, due PCB. Il PCB principale, che è questo, che sostituisce il modulatore nei vari C64, e questo PCB ha due parti, una parte analogica che è questa qua che faccio vedere con il mouse. Perché lo dico questo? Perché questa modifica verrà prodotta in due versioni, una semplice analogica che semplicemente migliora in modo notevole la qualità e lo standard della parte analogica, in modo che abbiamo un migliore composite e una migliore uscita super video, e la parte completa, che comprende anche l'FPGA che è qua, che converte i segnali analogici in segnali digitali, in modo che abbiamo una uscita component digitale video, più un selettore qua che spiegheremo esattamente che cosa fa. Pertanto avremo due versioni, una relativamente poco costosa, sarà solo la parte analogica, e il sistema completo che comprenderà anche la parte di conversione da analogico a digitale. È non solo un upscaler, vediamo che ha diverse opzioni e modi di funzionamento. La seconda parte la vedremo nelle foto dopo. Non sarà un tutorial questo video, perché non serve far vedere il montaggio di questo accessorio, lo considererei medio-alto, più sull'alto, perché abbiamo bisogno di particolari strumenti per fare un lavoro fatto bene, e prima di tutto perché dobbiamo dissaldare, come vediamo qua, l'uscita RF, dove verrà messo uno dei due PCB. Non è semplice fare questa dissaldatura senza avere gli strumenti necessari, pertanto, come ho detto, essendo di difficoltà medio-alta, consiglierei comunque di usare un installatore professionale come Basso, come chi volete voi, per potervi far montare e tarare
modo ottimo, diciamo, la modifica. E allora, qui abbiamo visto, ho tolto il modulatore RF. Qui vediamo la parte sotto dove vengono messi dei pin header specifici. Io ho scelto una macchina, un Bradbin vecchio tipo, perciò vediamo utilizzato questi due contatti qua. Nelle C64C, quello a motherboard corta, si utilizzano questi qui davanti. Perciò questo è un PCB universale, può essere montato su qualsiasi tipo di C64. E qui vediamo anche un dettaglio migliore del selettore che spiegheremo dopo cosa fa. Proseguiamo, qui lo vediamo montato e deve essere montato ad una determinata altezza, perciò molto attenti quando lo facciamo, in modo che sia l'uscita video che il selettore siano proprio ad un livello accessibile dalla parte posteriore della macchina. E proseguiamo e vediamo qui l'installazione quasi completa. Ignoriamo questa parte qua che è un multiselettore Arduino kernel, che ho fatto in un altro video la presentazione. Vediamo qui le due parti a questo punto, il PCB principale con l'FPGA, che nella versione più economica sarà solo la parte analogica, questa. E la versione il secondo PCB che va a essere messo nello zoccolo del VIC2, e il VIC2 ovviamente va messo sopra, che prenderà i segnali e li manderà per essere elaborati dall'FPGA. Come vediamo qua, l'ho inserito dal VIC e ho dovuto utilizzare due zoccoli perché sotto qui c'è un condensatore trimmer che non riusciva a stare con l'altezza, perciò dico questi accorgimenti, uno deve avere un po' di esperienza per farli, perché ogni versione di C64, ce ne sono diverse versioni di C64, ognuna ha le sue peculiarità. Perciò vediamo qua, proseguiamo, qui faccio vedere come è stato tarato in modo che le uscite siano esattamente nel posto in cui devono essere, all'altezza giusta, e qui vediamo la parte definitiva. Ho collegato il cavo dal VIC direttamente nel PCB dell'FPGA e ho messo in una posizione nuova il mio selettore Arduino multikernel. Ultima cosa da non dimenticare è che c'è un unico jumper da configurare, un solder point per l'esattezza. Riguardo i vecchi VIC sulle vecchie versioni di C64, perciò utilizzano 12 volt, e per il C64C che utilizza 5 volt con la nuova versione del VIC, deve essere lasciato aperto in modo che utilizza i 5 volt. Andiamo adesso a vederlo in pratica. Eseguita quindi la modifica, andiamo a vedere in pratica la qualità visiva e a parlare un po' di questa interfaccia. Non farò vedere le migliorie nella parte analogica perché con la telecamera, che di per sé con i suoi filtri migliora tantissimo il segnale, non si riesce a far vedere una netta differenza, come è visibilissima all'occhio, specialmente se uno usa monitor che non sono molto standard. E andiamo. E qui abbiamo un C64 con un'interfaccia SD to ESI. Andiamo perciò a vedere la qualità video della parte digitale. Costruito il cavo specifico component. Allora, qui vediamo il tutto collegato, visibile direttamente sul mio televisore. Vediamo la qualità dell'immagine che è incredibile. Posizione del selettore numero 1, che è la risoluzione 240x288 progressiva 50-60 Hz. Questa risoluzione potrebbe non essere compatibile con tutti i TV di nuova generazione, hanno la tendenza di lasciar perdere le risoluzioni un po' più vecchiotte.
Pertanto questa, diciamo, è la risoluzione originale classica del C64. Vediamola in dettaglio. Proprio la qualità dell'immagine è perfetta in ogni dettaglio. E passiamo alla posizione 2 del selettore, che è questa, e qui abbiamo una risoluzione di 480x576, pertanto entra in funzione l'upscaler, e questa è una risoluzione che tutti i televisori che hanno l'entrata component, tutti i moderni HDMI, sopportano senza nessun problema. E qui vediamo proprio, ed è la risoluzione standard che useremo. E c'è la terza modalità che andiamo a vedere adesso, che mantiene sempre questa risoluzione, ma aggiunge una cosa speciale, che è, come vedremo da vicino, l'effetto scanline. Vediamo? Emula un pochino il vecchio CRT. Per i più nostalgici. L'altra cosa la lasciamo su questo. L'altra cosa che possiamo notare è che i colori che vediamo adesso a video sono leggermente diversi da quelli delle C64. Questo è voluto. Per quale ragione? Perché l'FPGA ci permette di programmare la palette dei colori visibili in modo che possono essere fatte delle modifiche sull'intensità del colore. Tutti ci ricordiamo che nei vecchi tempi dicevamo i colori del C64 sembrano slavati, il marrone non è marrone ma è un giallo marrone, il giallo non è giallo. Sì, è parte della macchina sicuramente. C'era sempre la diatriba con gli amici dello Spectrum che dicevano che i loro colori erano molto più intensi. E questa modifica ci permette anche di lavorare questo aspetto. Qui ho usato una palette, che è quella di default che viene data, in cui è stata corretta l'intensità dei colori e sono visibili a schermo come dovrebbero essere. Adesso lo vedremo su un gioco. Pertanto ho il blu-blu, il marrone-marrone, il rosso-rosso, il giallo-giallo, con la loro corretta intensità Pantone. Ovviamente è possibile programmare da C64 dando alcune 2-3 istruzioni nei registri e rimettere la palette originale. È semplicissimo, o sperimentare con delle nuove palette. Non è una cosa che faremo adesso, ma c'è un manuale online che è semplicissimo sul come fare, come cambiare e come sperimentare con questa funzione. Io lascio questa perché in realtà visivamente a me i giochi piacciono di più, perché ho l'idea che i colori siano più netti e è più piacevole a vista. Andiamo a vedere un gioco per capire. Ho lasciato appositamente allora abbassiamo un po' la musica. Qui vediamo quanto la telecamera fa un focus migliore, che il marrone è marrone, il giallo è giallo. E decisamente il gioco ha i colori che doveva avere, originali.
Ah, secondo la mia opinione. Ho lasciato anche le scanlines. Ecco, possiamo vedere qua, in modo che si ha un effetto il più possibile reale. Ecco. E per dovere di cronaca, siccome possiamo utilizzare contemporaneamente, cosa che non vi ho detto prima, tutte e due le uscite, sia l'uscita digitale che l'uscita analogica, in versione originale, con i colori originali. Decidete voi quale vi piace di più, tanto non ha importanza, ce li avete tutte e due, potete metterli tutti come volete. Qui vediamo che il marrone secondo me non è più marrone, è un rossiccio. Sono gusti personali. Pertanto vediamo anche la qualità migliorata in super video. Qui. E ritorniamo nella versione con, ovviamente, la palette modificata, ma anche qui possiamo vederli uno a fianco all'altro. Forse qua è la volta, anzi la posizione migliore in cui effettivamente si può vedere la differenza dei colori, quanto dico che il marrone è marrone e il rossiccio è rossiccio dall'altra parte. Il video digitale. Era una semplice presentazione per far vedere il prototipo di questo, di questa modifica. E maggiori informazioni le troverete nei commenti del video. O contattate direttamente Bass di Betagamma Computing, che vi potrà dare maggiori informazioni. Grazie a tutti e alla prossima. Yeah.